Bene, amici del vecchio nerd, è arrivato anche Matsumoto 2018, grande Matsumoto. Amici del vecchio nerd, ma soprattutto amiche del vecchio nerd, ricominciano i meravigliosi cicli di interviste, del lunedì, però che si fanno oggi di domenica. Ma sapete che domani devo partire e andare a Praga e quindi sarò via per qualche giorno e quindi ho dovuto anticipare per forza. Questo incontro preventivato con il nostro ospite, che vado a presentarvi. Signori e signori, arriva nella fortezza delle scienze del vecchio nerd, Don Ambrogio Mazzai. Buonasera, Don Ambrogio, e benvenuto. Allora, insomma, un caldo benvenuto dalla community del vecchio nerd, tra le tante persone che già cominciano. Buonasera Emilio, buonasera, buonasera. Poi parleremo meglio di Jet Lark. Comunque, ti invito a scrivere le cose, il tuo pensiero nella chat, perché se mi mandi le foto su Telegram diventa complicato correre dietro a tutto. Allora, Don Ambrogio, benvenuto direttamente da TikTok. Insomma, ecco, stanno arrivando un po' di persone. Ti sparo la prima domanda, innanzitutto. Prima di ringraziarti della tua presenza, anzi lo faccio nuovamente perché sei stato estremamente disponibile quando ti ho chiamato, insomma sei stato estremamente disponibile alla nostra chiacchierata così. Poi ragazzi, voi in chat se volete fare domande, chiedere qualcosa e possiamo sdoganare la visione religiosa. Anche moderna, no? Adattata al secondo millennio attraverso uno strumento che parla in maniera così forte ai ragazzi come TikTok. Allora, come ti è venuta questa idea e come l'hai, diciamo, costruita nel tempo? Allora, io conoscevo vagamente TikTok come social, cioè se ne sentiva parlare già da qualche tempo, insomma, anche qui in Italia. È sempre stato considerato da parte mia un social molto, diciamo, infantile, cioè frequentato da ragazzini, quindi non avevo interesse neanche a fare contenuti o a partecipare a questo tipo di community o di piattaforma, perché mi sembrava un po' di dire sì, non ho niente da dire, diciamo, a dei ragazzini, magari 12enni, 13enni. Fintanto che un mio amico mi ha detto: ma no, ma tu prova, vai su TikTok, fai dei contenuti, vedrai che è una roba interessante perché c'è tanta gente che ti ascolta. Così allora ho provato così, a forza di, diciamo, di avere insistenza da parte sua, e ho visto che da subito ho avuto, diciamo, un discreto successo, e quindi ho trovato poi interessante poter continuare questa cosa qui. Quindi è stata una buona crescita anche fin dall'inizio, ecco. Io ho cominciato, per capirci, a marzo del 2021, quindi non è da tantissimo che in In realtà ho questo cominciato. momento hai quasi 80.000 followers, se non ricordo bene, male, no? Sì, giusto, vero. 79 qualcosa, quindi è un bel numero, un bel di persone, ma a livello di insight, cioè a livello di non di insight, scusami, di pubblico, l'età media delle persone che ti seguono in questo momento, molto giovani, più grandi, vabbè, TikTok è un social molto giovane, però hai fatto uno Sì. screening più o meno di quelli che sono. Allora, sì, grosso modo, in realtà è molto giovane, però 2/3 del pubblico, ma questo non vale solo per me, in realtà vale un po' per tutto il pubblico di TikTok, è oltre i 25 anni, quindi anche se sono magari un pubblico più silenzioso, che commenta meno, interagisce meno, ma 2/3 sono, diciamo, giovani adulti, ecco, Sono più. lurker, cioè persone che guardano ma non intervengono e non esprimono giudizi, però si Esattamente. fanno la loro idea quando guardano i contenuti che realizzi. Tu sei un sacerdote a tutti gli effetti, giusto? Sì, Sei già da anche 5 anni. sei molto giovane, posso chiederti di età? Ecco. Ho 30 anni, sì. Quindi concili la tua vita digitale con la vita di pastore? Sì, diciamo che in realtà anche questa è una cosa bella di TikTok, che non porta via poi così tanto tempo, per cui anche nei ritagli, nei momenti che ho liberi, ho la possibilità di fare qualche contenuto o magari fare qualche live così, e quindi non è. Anzi, assolutamente diventa un buon, se vogliamo, una buona occasione, un buon riempitivo, ecco. E ci sta, può conciliare perfettamente.
Allora, prima di entrare nel merito di quelle che erano, di quelle che sono alcune cose che voglio chiederti rispetto proprio alla community, alle domande, ai contenuti, a un sacco di cose che vedo, che domande e risposte a cui rispondi, argomenti che affronti, insomma, ce n'è un po'. Angelo Spreafico, che lui sta dalle parti della Bergamasca, dice che l'accento gli è familiare. Sei di dove sei? Non l'ho chiesto questa, dove stai ubicato Allora, io esattamente? sono di Ah, Verona, quindi Verona. Veneto, però Ah, sei Veneto. Verona sì, ha un accento che è molto più simile, diciamo, al bresciano rispetto al resto del Veneto, in effetti, forse è stato ingannato da questo. Ah, per la vicinanza forse, bah, non lo so. E io Sì. invece, come si può sentire, sono proprio di Bolzano originale, si sente dall'accento, immagino. Va bene, andiamo avanti. Volevo allora chiederti. Questa è una community nerd, quindi qui c'è un sacco di gente nerd che parla di cose nerd, però il lunedì ospito persone che teoricamente non sarebbero proprio parte integrante di questo mondo, però anche tu da trentenne avrai avuto, da giovane diciamo adolescente, avrai avuto un passato nerd, tra virgolette, nel senso sarebbe curioso sapere cosa leggevi, se c'erano dei fumetti, se guardavi animazione giapponese piuttosto che americana e soprattutto anche i videogiochi che guardavi, film di un certo periodo legato a una parte nostalgica di questa. Avendo tu adesso 30 anni, parleremo degli anni 90, i primi anni del 2000, immagino, insomma, ecco. Quindi mi interesserebbe sapere un po' questa tua infarinatura nerdesca com'è. Allora, per quanto riguarda, diciamo, i fumetti, non sono mai stato un grande appassionato, e neanche in realtà tanto dei cartoni animati. Cioè, il ricordo più grande che ho della mia infanzia è Dragon Ball, come cartone animato che si guardava al pomeriggio, Sì, anche piuttosto perché in che, non quel so, i Simpson. periodo Dragon Ball catalizzava un po' l'attenzione di tutti i ragazzi di quella generazione, fondamentalmente. Poi, beh, ricordo al periodo delle elementari c'erano i Pokémon che erano appena arrivati in Italia, e quindi anche questa cosa qui. Però in realtà non moltissimo, invece un po' più grande, un po' più verso l'adolescenza, videogiochi sì, sono stato molto appassionato di videogiochi, anche perché li ho sempre considerati una forma d'arte molto molto bella, molto più che oggi secondo me, quando oggi diventa più come dire, intrattenimento, invece forse ai miei Sì. tempi il videogioco era più una forma d'arte, c'erano anche curati dal punto di vista della narrativa, Adesso aspetto sono super artistico. pompati con la grafica e c'è poco contenuto, probabilmente, no? O meno Sì. contenuto. Ma anche quel discorso del gioco online, cioè il mio tempo era più single player, non esisteva, diciamo, il multiplayer, ecco, era molto, una cosa molto di nicchia, ecco. Mentre adesso con Fortnite tutti i vari giochi un po' così, multiplayer, Sì. insomma, è diverso, no? Per cui c'era più attenzione verso questo, ma i titoli un po' che di più ricordo, Max Payne, ricordo quando ero giovane, e Bello. poi la serie di Mass Effect. Sempre stati molto molto Vabbè, stai citando affascinanti. proprio, cioè, come via col vento col cinema, insomma, stai parlando di capolavori assoluti del genere, giustamente. E il nostro Marco Santillo, che è uno dei moderatori, mi dice: i Pokémon sono plurigenerazionali. Lui è un appassionatissimo dei Pokémon, quindi hai citato i Pokémon, l'hai fatto felice. Siamo tutti contenti, insomma, per questo. Vedi, Marco, c'è ancora qualcuno che non li odia come me. Quindi, vedi, ci sta qualcuno che gli piacciono. Guarda, la cosa interessante è che per noi Pokémon non era c'erano le carte, insomma, dei Pokémon, non era giocare con le carte, era scambiare, cioè era prettamente una cosa economica di commercio, di scambio, che poi diventava anche relazione tra noi ragazzini, insomma, diventava un bellissimo momento per fare anche gruppo o compagnia e si scambiava un sacco di cose. Senti, ti posso fare una domanda sul percorso di uomo di fede, ministro di Dio, non so come definirlo, va bene ministro di Dio, no? Più o meno. Qual è il percorso che si fa per poi arrivare al sacerdozio, diciamo? È molto dura, è abbastanza tosta da affrontare come percorso. Allora, minimo sono 7 anni di preparazione, diciamo, e uno, diciamo, prendiamo il caso tipico, per me è stato un po' diverso, però grosso modo una persona potrebbe, non so, finire alle superiori, oppure andare a lavorare, fare l'università, e a un certo momento sente un po'
diciamo, attitudine nella sua vita, nella la sua interiorità, cosiddetta nel suo vocazione, cuore, più o meno, diciamo, la giusto, cosiddetta come si dice. vocazione. E ovviamente, come tutti, magari all'inizio è molto difficile capire se effettivamente questa vocazione è vera o è una cosa che uno si mette in mente, è una cosa passeggera. E quindi bisogna sicuramente prima di tutto confrontarsi con qualcuno che è più esperto. Io invito sempre una persona a parlare col proprio parroco su questa cosa, se uno sente questa cosa. Dopodiché uno dice: boh, sembra che questa sia la cosa per me. Benissimo. Allora, c'è un anno in cui una persona si dedica proprio a questo tipo di percorso, che non è ancora, diciamo, il seminario vero e proprio, dove ci si prepara specificamente per diventare preti, ecco. Ma un anno in cui, ma c'è in tutta Italia, ecco, questa cosa, in cui un po' si prova, fermandosi anche magari dal lavoro o dallo studio, a concentrarsi un po' su questo, capire se effettivamente c'è questa Cioè, se vocazione o meno. funziona Dopodiché, cioè, se questa cosa, questa vocazione è reale, ecco, insomma, una esattamente, verifica della vocazione, se vogliamo. esattamente. Sì, diciamo un pre-seminario, ecco, un anno propedeutico, e quindi si fa sempre questa cosa qui. Dopodiché, sarebbero poi 6 anni, di, studio di teologia, che è la facoltà, appunto, che accompagna il percorso del seminario, e poi il Ok. seminario, ecco, vero e proprio, che è un'esperienza un po' diversa. Quindi Bene. questo è il percorso minimo, però a volte dura anche di più, ecco. Ti racconto come ti ho conosciuto io su TikTok. Stavo girando e ho beccato una tua, come dire, un tuo video sull'autoerotismo, su consigli da dare ai ragazzi che si avvicinano a questa pratica, non mi viene come dirlo, non lo so, è una cosa un po' particolare. E c'erano una sfilza di commenti, anche alcuni secondo me esageratamente duri, perché poi bisogna sempre lasciare la libertà di visione, insomma, un paese libero e andrebbero accettate un po' di più le visioni diverse. Ma oggi la Chiesa del 2021, nei confronti di questa pratica che nei secoli è stata sempre un po' avversata, no? Se tu dovessi rivolgerti a dei giovani che ci stanno magari seguendo, è peccato? È una cosa brutta? Quando ero bambino io, molto prima di quando lo sei stato tu, mi dicevano Gesù bambino piange. Ecco, questa era una cosa che mi dicevano a me. È ancora così? Piange ancora? Allora, quello che ti dicevano è una specie di immagine che ti hanno fatto capire per dire che effettivamente tutti i peccati, non solo questo, fanno soffrire Gesù in un certo senso. E piange, sì, non è che proprio gli scendono le lacrime, però è come se tu fossi il padre di un figlio, vedi tuo figlio che fa delle stupidaggini, sei dispiaciuto delle cose che fa, anche se non fa niente contro di te, capisci? Un po' in questo senso paterno. E nel senso poi della masturbazione, sì, per sé è un peccato, eh. E dopo la gravità di questa cosa dipende da sempre da tanti fattori, da molte cose, però anche dal punto di vista umano è molto, come dire, problematica, perché diventa poi spesso come dire, un ripiego, diventa una sorta di asocialità, di forma di asocialità, di forma per avere quel minimo di gratificazione che però ti porta a diventarne schiavo, a diventarne un po' dipendente. Questo sì, ce la dice qualcosa. Buonasera intanto Alessandro Peppino che ti salutano. Ci sono anche delle domande, poi leggiamo anche le domande. Ragazzi, non vi preoccupate, non vi arrendete, scrivete, scrivete. Cercherò di leggerle tutte. E quindi questa è una. Dal punto di vista scientifico, però, questa pratica è stata rivalutata nel corso degli anni. Cioè, addirittura qualcuno gli ha affibbiato, tra virgolette, una valenza di tipo quasi positivo, cioè farlo perché aiuta a non contrarre malattie nel futuro, ad avere una vita più serena, eccetera, eccetera. Questa cosa è, come dire, un po' uno scontro tra scienza e religione, un po' tra visione mistica e Insomma, visione scientifica, no? perché nella scienza purtroppo ci sono molte contraddizioni anche in quel senso, cioè se uno vuole dire una cosa riesce a dirla in qualche maniera, se vuole dire il contrario di quella riesce a dirla lo stesso, sì che è sempre difficile usare argomentazioni scientifiche su queste cose qua, perché diventano intanto molto superficiali effettivamente,
e dopo non tengono conto del contesto, cioè anche nell'ambito scientifico c'è una piramide delle evidenze, le più importanti sono le meta-analisi o le linee guida, per esempio, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, poi ci sono gli studi in doppio cieco randomizzati, poi ci sono degli studi così occasionali che non hanno grande validità. Ecco, allora tu ti puoi attaccare a quello che vuoi per dire quello che vuoi, quindi in ambito scientifico è difficile trovare la verità se non si ha una capacità di discernimento e ovviamente uno studio di base su quell'ambito lì. Tutto qua. E ragazzi, Pellitteri arriva domenica prossima alle 14.30. Perdonatemi, io ho fatto un annuncio che avevo spostato Pellitteri per anche un impegno suo con il comitante, quindi avevamo anticipato il Don Ambrogio. Scusami, Don, continua pure. Sì, no, dicevo, il discorso scienza e fede non deve essere sempre tenuto insieme, perché la fede non può vivere senza scienza e la scienza di per sé non può essere solo a sé stante, perché la scienza solo a sé stante ti dice delle cose ma non ti dà niente di più, ti dice dei dati ma non ti dà il senso della vita, ok? Quindi sono due cose diverse che però vanno tutte insieme. Non si può essere persone di fede se non si sa come funziona il mondo, se non si sanno le cose fondamentali, quantomeno, e anche avere il desiderio e la curiosità di cercarle. Non si può essere veri uomini di scienza se poi non si riesce a vivere concretamente una vita reale e certo. No, in chat qualcuno dice, secondo me invece, riferendosi alla masturbazione, cioè, è un dono divino, perché la possibilità di provocarci piacere da soli è una grande cosa, insomma. Non lo so, potrebbe essere vista anche da questo punto di vista, anche perché questo è il punto di vista cattolico, no? Cristiano-cattolico, ma magari in altre culture, in altre religioni, non è demonizzata, tra virgolette demonizzata, cioè non è peccato come per la nostra, no? Sì, ma sicuramente la sessualità che noi viviamo tutti, ecco, è un dono grandissimo di Dio, e se in questo c'è grande piacere, non è una cosa casuale, ok? Se no Dio ci avrebbe dato un altro modo per viverla questa, ci avrebbe dato, non so, mal di testa quando facciamo quelle cose lì, ecco. Invece no, ci ha dato il piacere proprio perché le persone cerchino questo, ma che lo cerchino non come autogratificazione, ma come relazione con un'altra persona. Quindi la sessualità vissuta con l'altra persona per vivere una forma di amore potentissimo, ecco. E questo sì è un dono di Dio, indubbiamente. Certo. Scienza e religione. Prima hai accennato che, secondo il tuo punto di vista, non sono opposti, non sono sempre in contrasto, quando non sono in contrasto, diciamo, quasi mai. Però ci sono alcune cose che ti devo ricordare, cioè nel senso che la Chiesa è un po' un, diciamo, movimento conservatore, tende ad assimilare le modifiche portate dalla scienza con un po' di ritardo, per dirne una. La sfericità del nostro pianeta è stata, come dire, combattuta strenuamente per secoli, è quasi cancellata col potere che aveva all'epoca la Chiesa. Fino a qualche anno fa, se parlavi con qualche religioso, io ho 47 anni, se parlavi con un parroco degli anni 80, di quando ero ragazzino io, ti diceva che i dinosauri non esistevano, cioè non c'erano stati, e che il mondo non aveva 4 miliardi e mezzo di anni, ma 5.000, insomma gli anni della Bibbia, quindi prima della Bibbia, prima delle sacre scritture, non c'era niente, c'era la palla di fuoco, eccetera, eccetera. Ricordo chiaramente anche le lezioni di religione alle scuole elementari. Com'è la Chiesa del nuovo millennio e come si pone rispetto a delle scoperte che quotidianamente facciamo e che vanno un poco a volte a far traballare determinati dogmi, determinate visioni cristiane? Allora, le scoperte sono fondamentali, perché l'uomo non ha mai conosciuto tutto dall'inizio, dell'origine, anzi ha scoperto le cose pian piano nella sua crescita, nella sua vita, ecco. Ma come ti dicevo, la vita di fede, anche l'approccio biblico, non può essere un approccio scientifico, perché l'errore che fanno molti è proprio dire, prendo la Bibbia e nella Bibbia c'è scritto così, vuol dire che anche nella realtà c'è scritto così, ma la Bibbia non è un testo di biologia, di paleontologia, di, non so, ecco, di cosmologia. La Bibbia è un testo spirituale, per cui va preso tale com'è, ecco, quindi il senso delle cose, ma non è successo così, è successo così, ok, almeno in alcuni frangenti, perché poi nella Bibbia ci sono anche tante parti che sono proprio storiche, storiografiche, ecco, ma è molto complicato da leggere in questo senso. E l'errore che si fa, che fanno alcuni, diciamo,
antichi biblisti, in realtà è stato solo un periodo, perché anche i padri della Chiesa non hanno mai fatto questo tipo di errore di prendere la Bibbia come un testo scientifico, e d'altra parte c'è anche chi prende la Bibbia e cerca di versetti così a caso, senza contestualizzarli, senza conoscere effettivamente il significato che essi hanno, e te li spara così, dicendo ma vedi, sulla Bibbia c'è scritto così, allora voi siete così. Non funziona così, ecco. Ecco perché si studia per anni la Bibbia, prima di poterla un attimo approcciare. Ok, questa è una bella risposta. Quindi non c'è di fatto un contrasto, perché la Bibbia ha poco o quasi niente di scientifico, è tutta, diciamo, da interpretare e da valutare. Una domanda che ti arriva da Federica Formenti. È una domanda che ti faccio, e però spero che tu, se ti va, rispondi, altrimenti puoi anche... Però è carina, secondo me. Lei dice di averla fatta già ad una suora. Voi fate il voto di castità, ma essendo fatti di carne come noi, non vi capita mai di avere la tentazione di avere un'attrazione, o addirittura di cadere nella tentazione, quantomeno del desiderio della masturbazione? Sì, cioè siamo uomini anche noi, quindi tutti questi desideri che le persone vivono li viviamo anche noi. E è chiaro che anche vivere così la castità e il celibato non è una cosa poi per tutti, perché non è facile effettivamente, quindi ci vuole anche una capacità di sapersi gestire su queste cose, di un attimo avere un autocontrollo, ecco, appunto, perché non siamo bestie, non siamo persone che, come ci viene in mente la roba, lo dobbiamo fare per forza. Abbiamo anche la capacità di controllarci, per fortuna, però certamente... le passioni, i sentimenti che sentono tutti, li sentiamo anche noi in questo senso. Bene, bene, questa è una bella risposta, insomma, vi dà. Dallastor mi chiedeva, come si concilia la teoria darwiniana della selezione naturale dell'evoluzione con la visione creazionista della Bibbia e della religione cristiana? Sì, allora, no, ci tengo a precisare una cosa. Il creazionismo non è una visione biblica, assolutamente, è una visione che è stata ipotizzata, che sinceramente fa anche molto ridere, non ha evidenze scientifiche, e ricorda vagamente anche come quelli che hanno la cosiddetta teoria degli antichi astronauti, perché, lo ricordo magari per chi sta seguendo, il creazionismo dice che la Terra è stata creata così, con gli animali e quant'altro, che magari si sono anche evoluti così, però l'uomo non è mai esistito, fin tanto che a un certo momento è stato creato in un anno storico, alcune migliaia di anni fa, e da lì l'uomo era già formato così come è adesso, diciamo, senza tipo di evoluzione. E questo non ha nessuna evidenza né scientifica ma neanche biblica, perché la Genesi comunque non vuole raccontare il procedimento della creazione fisica della Terra e biologica, ecco. Ma la Genesi ha un altro intento, ma lo stesso autore di Genesi sa molto bene che le cose non sono andate così, perché lui scrive in un'epoca ovviamente che non ha visto con gli occhi quello che è successo, ma non gli interessa, non è il suo interesse raccontare per filo e per segno come è andata effettivamente. Il suo interesse è raccontare qual è il rapporto tra la creatura, l'uomo, il creatore, che è Dio, e poi tutta la creazione, gli animali, le piante, che è la custodia, che è l'accompagnamento e la continuazione di questa creazione di Dio. Ecco. E dopo, la scienza, anche sulla quanto riguarda l'evoluzione darwiniana, ha avuto sempre tanti dubbi, anche dal punto di vista epistemiologico, e con tante evidenze che sono poi venute fuori, tanto che la teoria poi è evoluta nel tempo e si sta evolvendo ancora, perché purtroppo di resti umani ne abbiamo pochini ancora, per cui è difficile formulare teorie consolidate, valide e estremamente riconosciute, pur stando nell'ambito per esempio dell'evoluzione, perché anche lì ci sono tantissime sfaccettature. Poi però considera che qualcosa abbiamo scoperto, per esempio studiando gli squali, che sono una specie che popola questo pianeta da decine di migliaia di anni, siamo riusciti a capire in tanti modi. Però la scienza, la fisica soprattutto, è riuscita a scoprire che viaggiare nello spazio a una certa velocità significa anche viaggiare nel tempo, no? E quindi si è tornati talmente indietro fino al Big Bang. Io mi facevo una mia visione, diciamo, io non mi considero propriamente un cattolico, io sono un uomo che ha avuto un'educazione cattolica, quindi vuoi o non vuoi, certe nozioni ce le abbiamo, ce le ho, anche se poi mi sono fatto una mia visione personale, però ce le ho. Ma si potrebbe, secondo te, ipotizzare, qua entriamo nella scienza teologia, non so che cosa è, che Dio non ha creato fisicamente l'uomo
con la terracotta, com'era col fango e tutto il resto, che quella è una metafora, in realtà Dio è colui che ha acceso la miccia del Big Bang. Vabbè, sicuramente, cioè, la nostra vita fisica è un processo, la nostra stessa vita, noi nasciamo, siamo piccoli, cresciamo, diventiamo adulti e moriamo, è un processo la nostra vita e la natura stessa vive di processi, processi di cambiamento. Questo appunto non esclude per nulla questa idea, come dici tu, che è molto interessante, molto anche intelligente, che Dio comunque abbia dato questo start, come dire, in questo start c'era già tutta la... Se vogliamo dire la programmazione, il disegno di questa nostra poi storia, di questa nostra cosmologia, un po' come succede, non so, col DNA. Nel DNA abbiamo poi tutta la nostra fisionomia, che è già dalla prima cellula concepita, insomma, che poi ci portiamo dietro per tutta la vita. C'è già in quell'embrione lì, c'è già poi tutta la nostra esistenza, il nostro corpo, la nostra vita. Sì, in quel senso lì è molto interessante come idea. Mi hanno in chat, mi dicono, vabbè, due cose. La prima è una cosa che non sapevo, che addirittura il Big Bang è stato teorizzato per primo da un uomo di fede, da un prete scienziato, Sembra di cioè sì. il Big Bang. No, non la sapevo questa cosa, ragazzi. Se mi dite pure chi è, me la cercate un attimo, è interessantissima questa cosa. E poi c'è Elon Musk che dice, poi ha già risposto a questa perché dice, quindi Dio il creatore, cosa avrebbe creato secondo la Chiesa? Ecco. Tutto quanto. Tutto quanto. Quindi la materia e l'energia di cui è fatto tutto l'universo è stata creata, sì, sicuramente. E poi si è trasformata nel tempo. Quindi tu mi dici che una cometa che ha una traiettoria tipo quella di Halley, di ogni 79 anni, che gira e passeggia nel nostro sistema solare. Un pianeta, la luna che non ci cade in testa, il sole che attira i pianeti e li fa girare e li, diciamo, li rende quello che sono, perché è tutto figlio della gravità. Quindi la gravità stessa è un pezzo del processo di creazione del Signore, di Dio. Ah sì. Quindi tutte queste regole che poi noi percepiamo come estremamente matematiche, in realtà hanno dietro qualcuno che si è messo lì e le ha messe una dietro l'altra. Cioè, questo è quello che sta, diciamo, così dovrebbe essere la visione religiosa, ecco. Esattamente, esattamente, sì. Wow. E beh, questo è un altro punto di vista, sicuramente che addirittura c'è Zichichi, credo, che abbia questa visione, che è comunque considerato forse uno degli scienziati più importanti in questo paese, che è molto religioso e ha anche una visione, cioè lui sostiene che proprio perché esistono queste forze che noi riusciamo a spiegare, queste sarebbero, la sua visione, la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Bella pesante questa cosa qui, Affascinante, è è affascinante affascinante, sì, questo. è affascinante. Poi ti faccio una domanda sulle altre religioni perché è pure interessante. La nostra codifica è stata impostata un tempo, gli uomini di scienza e di fede erano sinonimi, dato che erano spesso i figli delle famiglie nobili che intraprendevano la via della Chiesa, come insegnano anche molti papi del passato. Quindi per tanto tempo gli uomini di fede, gli uomini di Chiesa erano grandi anche filosofi, matematici, scienziati, no? Quindi non sempre c'è stata questa sorta di dualismo No, anche scienza-fede. perché la scuola nell'età anche medievale non è che sia vera come adesso c'è la facoltà di matematica, la facoltà di ingegneria, la facoltà di medicina. In grosso modo la scuola erano due le possibilità, una più umanistica e una più, diciamo, scientifica, per cui anche i teologi erano scienziati, insegnavano alle varie università, alla Sorbona, all'Università di Bologna e le varie materie, diciamo, anche scientifiche, ecco. Quindi la biologia, la chimica, la matematica, che ovviamente conoscevano a tempo. Ed erano anche teologi e filosofi. Però adesso ti voglio fare una domanda che secondo me, non lo so se c'è una risposta. Cristo arriva sulla terra nell'anno, diciamo, zero, abbiamo deciso noi che fosse l'anno zero, ma la civiltà organizzata, diciamo, da quella che possiamo definire storia, esiste già da 5.000 anni, più o meno, quando arriva Cristo, 4.005 così. Perché diciamo, il Dio creatore che noi consideriamo il Dio dei cristiani ci ha messo tanto tempo a manifestarsi in questo modo. Ti spiego.
I greci hanno avuto il loro Pantheon, i romani hanno avuto il loro Pantheon, i norreni, quindi tutto il nord dell'Europa aveva il loro Pantheon, che poi si somigliavano pure tra loro, che derivano fondamentalmente tutti dal Pantheon egiziano e medio orientale, sumerio, assirio, babilonese, eccetera, eccetera. Perché tutto questo tempo prima di arrivare poi alla parola definitiva che ha stabilito il Dio unico? Cioè, prima lui non Sì, si questa è una adirava. domanda interessante. È una domanda interessante perché in realtà non sappiamo la risposta e anche Gesù non ci dice la risposta. Però prendiamo atto di questa sua anche scelta storica, nel senso che il Dio che Gesù ci presenta era già conosciuto, già storicamente anche da Abramo, che è il primo personaggio poi storico che effettivamente sappiamo che sia esistito circa 1400-1500 avanti Cristo, ecco, che già come unicum forse nella storia. Venerava, adorava un Dio unico, monoteismo, insomma, con Abramo, ecco. Dove nelle culture del vicino Oriente antico non esisteva questa concezione monoteista, ma c'era appunto il politeismo, ecco, c'era tipo di visione religiosa. E non sappiamo perché Gesù rivela pienamente questo Dio, che Abramo già conosceva, e poi tutta il regno di Israele, tutta la storia di Israele, in quel momento lì. Questa è una domanda che a cui avremo risposta forse solo quando lo vedremo faccia a faccia. Ecco. Ce lo dovrà dire però, perché io poi lo aspetto, cioè me lo devi dire, cioè, Eh perché sì, eh questa è sì. una grande. No, perché questa domanda è un po', diciamo, la teoria, gli scettici la mettono sempre come punto d'inizio, no? Perché Nabucodonosor, Zeus, Amon, Thor, Odino, e poi arriva, per quale motivo? Non lo sapremo mai, insomma, sappiamo che a un certo punto. Il paganesimo finisce e il cristianesimo prima e poi il cristianesimo e l'islam diventano le religioni dominanti del pianeta. Tra l'altro parlavi di storicità, molto interessante. Recentemente sembra, recentemente parlo di 4-5 anni fa, ma per i tempi di ricerca è recentemente, pare che sul monte Ararat un pazzo scienziato belga abbia trovato l'arca di Noè. O quelli che molti pensano possa essere l'arca di Noè. Quindi alla fine poi la Bibbia non è questo libro storicamente accurato, però qualcosina di quello che c'è là dentro poi evidentemente è accaduto davvero, no? Beh, allora lì nella Bibbia c'è un po' di tutto, ecco, nel senso che ci sono delle parti che sono storiche e accurate. Per esempio, anche c'è i cosiddetti libri delle cronache, è proprio un libro in cui Israele fa tutta una parte storica e racconta proprio anno per anno più o meno cosa succede nel regno di Israele. Però ci sono anche tante parti in cui si prende un fondo di storico che era raccontato da, diciamo, tempi remoti, dalla notte dei tempi, e che viene tramandato di generazione in generazione. E l'autore biblico prende queste storie orali che erano raccontate da anni, da secoli, da millenni, chissà da quanto, e le mette poi dentro il testo biblico, dandole un senso ovviamente teologico. Ecco. Questo è il caso poi del diluvio universale dell'Arca di Noè, cioè era un racconto che già esisteva da probabilmente millenni, che esisteva nella cultura mesopotamica, quindi non solo di Israele, era un racconto che tutte quelle popolazioni conoscevano di questo grande diluvio purificatore, una sorta di leggenda archetipa, che poi l'autore prende e come dire, utilizza per poi raccontare un qualcosa di Dio, ecco. Per raccontare com'è la sua visione teologica su Dio, anche in questo tipo di racconto. Poi se il discorso dell'Arca di Noè trovata sulla Ararat, se quella io non credo e non ne sono certo, però sicuramente potrebbe esserci qualche collegamento. Alla fine il diluvio universale esiste e deve essere stato un evento traumatico per l'umanità, perché esiste un po' in tutte le culture trasversalmente, ce l'hanno anche gli indù, ce l'hanno le civiltà precolombiane, ce l'hanno tutti quanti questa cosa del diluvio, quindi bisognerebbe capire in realtà che cosa è successo, probabilmente un immenso cataclisma che colpì la Terra in quel periodo. Alcuni parlano di un asteroide, alcuni parlano di un improvviso scioglimento delle calotte polari per un cambio repentino dell'inclinazione dell'asse terrestre, però sono tutte cose da dimostrare. Qualcuno mi chiede, tipo Pasqua 81, dice perché il Dio dell'Antico Testamento è brutale e incazzoso e invece quello del Nuovo Testamento è buono e misericordioso? Allora, lì è molto Sono lo semplice. stesso Dio, cioè, capiamoci. Sono lo stesso Dio. Il problema è che chi ne parla è diverso.
Ovvero, siamo sempre lì, ogni libro della Bibbia ha un autore diverso e l'autore racconta qualcosa di Dio però a suo modo, com'è capace. E delle volte fanno questa operazione qua, per farti capire una caratteristica di Dio, usano dei sentimenti, delle emozioni, dei modi di fare che sono tipicamente umani, come l'ira, la collera, la vendetta, ma che non c'entrano niente in realtà con Dio, ma che l'autore utilizza, sapendo anche lui che non potranno mai rispecchiare perfettamente la sua essenza, ma per farti intuire in qualche modo com'è questo Dio qua, che poi dopo noi lo conosciamo pienamente soltanto quando lui effettivamente si è rivelato nel figlio Gesù. Prima lo conoscevamo in parte attraverso profeti, attraverso alcuni eventi di rivelazione, ma non così pienamente. Per cui ci sono anche delle visioni che sono visioni dell'uomo su Dio, ma non sono l'effettiva visione che Dio ha su di noi. E questa cosa si ricollega a un commento di Mac che mi dice: probabilmente il cambiamento da poli a monoteista è arrivato da cambiamento della società che accentrava in pochi i poteri e quindi le divinità specializzate pian piano andarono a sparire, convergendo tutti in una grande divinità che fondamentalmente era onnipotente, onnisciente, invulnerabile, indistruttibile, sempre esistita, eterna, eccetera, eccetera, eccetera. Che ne pensi rispetto a Ma questo? quello, allora, quello sì, nel senso che prendiamo anche l'esempio greco, ecco, quindi l'esempio classico da cui in qualche maniera veniamo anche noi come società e civiltà. Il politeismo greco è sempre stata una cosa considerata irrealistica, ecco. Quindi sì, ci sono vari dei, ma noi sappiamo, tutta la popolazione sapeva che in realtà quelli non sono veri dei perché sono come proiezioni, adesso noi non usiamo quei termini lì, ma questo è un po' il concetto, erano proiezioni dell'umanità, perché questi dei si innamorano, questi dei si arrabbiano, questi dei vengono sulla terra e fanno un po' degli scherzetti, ecco. Loro sapevano molto bene che non era quello veramente la divinità. La divinità era una cosa diversa, era qualcosa di molto più grande, molto più assoluto, molto più trascendente, come dicevano già i filosofi nel VI, VII secolo avanti Cristo, ecco. E non è quello il principio del mondo, dell'universo. Dicevano, il vero Dio è la physis, è la natura, è qualcosa di cui siamo fatti anche noi, di cui ha avuto origine tutto. È quel, come dice Aristotele, quel motore immobile che ha dato lo start poi a tutte le cose e continua a sussisterle nel tempo. Elon Musk mi chiede cosa ne pensa dell'interpretazione della Bibbia fatta da Mauro Biglino, che di fatto lo considera come un libro epico, tipo l'Eneide o l'Odissea, aggiungo io qualcuno anche come il Signore degli Anelli. Cosa ne pensi rispetto a questa interpretazione? Comunque, Biglino non è l'ultimo, diciamo, non è l'ultimo fesso, ecco, voglio dire. No, non è l'ultimo fesso, ma è una persona, diciamo, molto furba. Ecco, nel senso che lui vive di questa cosa qua, facendo conferenze, facendo incontri, facendo video, per cui dice certe cose ovviamente per la gioia, diciamo, del suo pubblico, per accontentare il suo pubblico. Ma in realtà quello che dice lui lo sa molto bene, sono tutte sciocchezze. Ecco, anche perché non ha, a parte che non ha titoli, diciamo, di studio per dire quello che dice, a parte il fatto che lui ha tradotto per un certo periodo alcuni libri della Bibbia, ma in realtà non ha neanche, per esempio, competenze di ebraico, di linguistica o di filologia. In ogni caso, lui non è che parla della Bibbia come un libro, diciamo, un romanzo, un qualcosa di epico, ma ne parla in termini molto più ridicoli, cioè dice nella Bibbia ci sono alla fine dei personaggi strani che noi chiamiamo Elohim, che sono una sorta di entità, fa intuire che siano extraterrestri, la teoria degli antichi astronauti, come dicevo prima, che sono intervenuti nelle vicende umane. Visto che l'Urano aveva delle capacità, diciamo, tecnologiche maggiori e hanno fatto le loro Sembravano cose. Quindi dei in pratica. Praticamente, esattamente, esattamente. Sostanzialmente erano degli alieni nella Bibbia. se gli Elohim, che poi si vedono anche nel film, quello con Russell Crowe di Noè, che scendono a proteggere l'arca dall'attacco di quelli che poi vogliono salire, insomma, si chiamano Elohim. Tra l'altro, io ho letto un libro esoterico dove Elohim veniva definito come uno dei nomi di Dio, no? Con questa visione. Nel Pantheon, perché qui siamo sempre nerd, ti faccio un esempio: nel Pantheon norreno
che fa capo alla Marvel Comics, no? Quindi fumetti di Thor, eccetera. Gli dei asgardiani non sono dei, cioè gli dei asgardiani sono un essere vivente che per genetica e funzionalità è più longevo, è più forte, nel loro sangue scorre una sorta di magia, è più resistente e quindi dal punto di vista umano un essere vivente che vive 2500 anni, tra virgolette, viene considerato eterno, perché rispetto agli 80 che viviamo noi è una enorme discrepanza che tu non li conti neanche, nessuno si fa il conto su 2500 anni, nessun uomo, ma Thor che vive migliaia di anni è un dio, ma tecnicamente non è quel dio trascendente che dicevi tu prima, cioè è un altro tipo di visione, degli dei. Credo che fosse molto comune anche a quelli del Pantheon greco, insomma, alla fine si somigliano tanto, cioè gli dei possono morire, e infatti c'è Zeus che uccide il padre, cioè voglio dire, ci stanno tutta una serie di guerre, Odino ammazza pure lui suo padre, che poi alla fine Odino e Zeus praticamente erano l'uno la trasposizione dell'altro a seconda del territorio dove si parlava. Nell'universo Marvel, dice Dallas Torre, Odino si converte al cristianesimo, perché la cosa bella, sai qual è? Che questi che considerano dei, in realtà anche loro sono alla ricerca del senso della vita, ma tu non lo, cioè, lo scoprono nel fumetto, e quando chiedono a Odino, sei tu il nostro creatore, no? Il padre degli dei? E lui risponde, no, non sono io. E allora chi è? E lui risponde, vorrei saperlo anche io. E quindi anche Odino è una divinità, ma sta a un livello tra gli uomini e il Dio, che poi nell'universo Marvel c'è un Dio completo, eccetera, eccetera. Il Ma microfono si... ti cito una frase del film di Avengers, non mi ricordo quale dei 3-4 che hanno fatto, che c'è Loki che incontra Capitano America Sì. e fanno un battibecco e Loki dice, ma tu non puoi trattarmi così perché io sono un dio. E Capitano America gli risponde, io conosco un solo dio e non si veste come te. Ecco, bellissimo. Allora, Pasco mi dice, poi ti faccio una domanda sul libero arbitrio che secondo me è molto molto carina. Il Dio buono che tutto ha creato, per esempio, ha creato gli animali carnivori e feroci che per sopravvivere devono uccidere e spranare altri animali e lui si diverte a guardarli ogni giorno da lassù. Bella questa domanda, questa affermazione. Che ne pensi in questa... Allora, questa domanda rientra nella grande domanda del ma perché poi esistono le malattie, ma perché poi esistono i disastri naturali, ma perché poi questa natura non è così perfetta come ci piacerebbe che fosse, e alla fine perché poi moriamo? Ecco, questa è la domanda Ecco, più questa è una importante bella da qui. domanda, vorrei sapere perché magari si potesse evitare sarebbe una bella cosa. Sì, allora, io posso dare una risposta anche rapida, però è una risposta su cui appunto le menti più fine del mondo ci hanno impiegato vite intere per provare a dare questa risposta qua. Ecco, e anche lì in parte possiamo darci una risposta, poi la vera risposta la conosceremo soltanto allora, Al quando cospetto poi... di Dio, diciamo, nella Esattamente. visione. E allora ti aggancio un'altra cosa. Questo secondo me, questa domanda praticamente è quasi un paradosso, perché il libero arbitrio, io la chiamo così, libero arbitrio versus onniscienza. Ma se siamo liberi di fare come ci pare sulla Terra, tra virgolette, e lui sa già tutto quello che faremo, azione per azione, e sa anche cosa farà lui, perché sa tutto, che senso ha? Cioè, è realmente un libero arbitrio? Se lui già sa quello Perché che faremo, non possiamo cambiare quello che facciamo, perché lui già lo sa se faremo una cosa buona o faremo una cosa brutta. Dal nostro punto di vista, non la puoi veramente è un paradosso, ci perdi le nottate su questa cosa. Come funziona? Ecco, se riesci a spiegarmela sta cosa, perché io vado in difficoltà. allora, la cosa è molto, molto semplice, effettivamente, se Dio conosce una cosa, noi non la conosciamo, per cui il nostro libero arbitrio rimane. Se noi fossimo Dio e quindi conoscessimo anche di noi stessi tutto quanto, sì, allora non avremmo, diciamo, il libero arbitrio, perché sapremmo già cosa avremmo fatto. Noi non lo conosciamo, per cui partiamo da questo dato di fatto, partiamo dal fatto che possiamo scegliere, e quindi il libero arbitrio resta, ecco. E noi non conosciamo, se Dio conosce è ben per lui, ma noi sì, invece, Certo, perché non conosciamo però si più. crea un altro paradosso, cioè io
rispetto alla visione di Dio, sono già condannato dalla nascita a, tra virgolette, paradiso e inferno, cioè a luce del Signore, o ragazzi, abbiamo raggiunto l'obiettivo del 2002, grande. Quindi da dannazione o a luce divina, cioè dal punto di vista di Dio, che poi ci giudica, tra virgolette, lui già lo sa, e quindi siamo noi, è libero arbitrio che se tu nasci e già la tua vita da qualche parte ha. C'è un essere onnisciente che sa quello che farai, dove andrai, quindi già sa se diventerai un delinquente, un uomo che salva vite, un medico piuttosto che un assassino, un ladro. Guarda, ti pongo veramente il mio personale cruccio su questa cosa. Ho 47 anni e me lo chiedo da almeno 30. Non c'è una risposta a questa cosa qua. Sì, però anche tieni conto di questa cosa, che tu dici, ma allora noi siamo già comunque alla fine, in qualche maniera, già destinati al paradiso e inferno, però il paradiso e l'inferno non dipendono in realtà, o almeno del tutto, dalle nostre azioni, cioè non sono una sorta di premio o punizione per quello che abbiamo fatto e quindi anche col libero Grazie arbitrio. In Paola. realtà il paradiso, che è quello che mi auguro a cui tutti possiamo arrivare, è un dono di Dio, che non viene dato dal merito delle nostre buone azioni, ma viene dato da un dono gratuito di Dio. Dopo, le nostre azioni, che noi scegliamo liberamente, sono quelle che ci portano lì, ma nel senso di dire io voglio andare lì e quindi mi comporto di conseguenza, mostro attraverso le mie azioni che voglio arrivare lì. E lo stesso è l'inferno. L'inferno è la scelta di uno che dice io con Dio non voglio niente avere a che fare, non voglio il suo dono, perché Dio comunque ci vorrebbe tutti salvi e questo è il suo desiderio, chiaramente. E non tutti lo desiderano, però, di risposta. Sì, diciamo. Una domanda dal nostro Peppino arriva. Le faccio una domanda forse un po' forte, questa è la premessa. Non ho mai avuto il coraggio di farla ai parroci dell'oratorio dove faccio volontariato. Un parroco disse qualcosa sottovoce facendo intendere chiaramente che Gesù praticava circoncisione. Questa cosa faccio fatica a crederla, perché credo molto. Lo chiedo a lei. Quindi Gesù era circonciso o no? E Sì. soprattutto, questo mica è una cosa malvagia, ragazzi, la circoncisione non è una cosa cattiva, cioè io non sono esperto di religione, ma non mi pare una cosa. Cioè, Allora, gli ebrei lo sì, facevano, no? lo facevano, lo fanno tuttora. È una pratica che è religiosa, ma anche sanitaria, nel senso che ha una funzione anche sanitaria, tanto che anche negli Stati Uniti buona parte della popolazione è circoncisa, nonostante non sia ebrea, è proprio una pratica sanitaria. E nelle leggi, diciamo, religiose di Israele ci sono molte volte queste due cose che coincidono, cioè pratiche sanitarie che diventano pratiche religiose. Gesù, in quanto ebreo, era circonciso anche lui. Infatti, anche nel Vangelo, quando lui viene presentato al Tempio, fa proprio questo rito della circoncisione. Dopodiché, con San Paolo soprattutto, la riflessione porta a dire che non ha senso la circoncisione, perché comunque è una pratica che ti lega ancora alla religiosità ebraica. E noi non siamo più ebrei, ma siamo i seguaci di Cristo, ok? E quindi questa cosa non ha più senso per noi. Posso dire in senso, allora Mac dice che, diciamo, confermo quello che dici tu, che è anche una pratica igienica, ma posso dire che Gesù Cristo, si può dire con parole moderne, che in un certo senso Gesù Cristo ha sdoganato la religione monoteista facendola uscire dalla mezzaluna fertile? Cioè, con Cristo il culto monoteista è diventato mondiale, è diventato internazionale? È diventato mondiale perché lui stesso ha detto ai suoi discepoli: andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo. Cioè, E da questo comando poi effettivamente è diventata così. è perché il culto ebraico era un po' elitario, tra virgolette, no? Cioè era Molto, circoscritto molto. al loro popolo, mentre Cristo Sì. dice no, tutti possono credere in Dio, tutti possono credere. Anche se non volessimo credere che quest'uomo è stato il figlio di Dio, ragazzi, io lo continuo a dire sempre, probabilmente non c'è una persona che abbia inciso di più nella storia dell'umanità rispetto a quest'uomo qua. Cioè, anche se gli scettici vogliono dire non era figlio di Dio, ma quello che ci ha lasciato è qualcosa di assolutamente devastante. Cioè,
non so, immagino tu sarai d'accordo con me, vorrei sapere la chat che pensa, cioè l'impronta di Cristo sull'umanità, su questa generazione di umanità, perché io poi personalmente sono convinto che noi veniamo da cicli, però vabbè, questa è una mia visione, è impressionante, cioè nessun uomo più di Cristo ha segnato l'umanità, no, immagino che tu sia d'accordo. No, veramente, veramente. Anche togliendo la parte, cioè chi non crede, chi crede in altre cose, eccetera, eccetera. E qui però vengo a noi, come diceva Totò, allora scusa un attimo, io penso sempre che la risposta è legata al nostro transito nel mondo, non siamo qui per una scampagnata per star bene, quella verrebbe dopo. Ecco, questa è una cosa che ti volevo chiedere perché è stata frutto di una discussione con i miei amici l'altro giorno. Allora, ti faccio prima qualche altra domanda. I musulmani riconoscono la figura di Cristo come profeta addirittura più importante dopo Maometto, ovviamente Maometto per loro sta al primo posto. Questo potrebbe scongiurare, potrebbe chiudere la porta in faccia o fare scacco matto, come si dice, a tutti quei teorici che sostengono alla nostoricità della figura di Gesù di Nazareth, di Gesù Cristo, cioè il fatto che sia ricordato in maniera così forte anche da una religione che tutto sommato forse si contrappone anche al cristianesimo, è una prova evidente che Gesù Cristo sia esistito, no? Sì, beh, ma in quell'ambito lì gli storici sono assolutamente concordi sulla sua storicità, non serve tirare in ballo l'Islam, anche perché adesso dico una cosa che spero che non vengano a casa a tirarmi una bomba, spero che non siano gli islamici qui in questa live, perché l'Islam nasce dalla predicazione cristiana in terra araba, di cui Maometto ne recepisce appunto la sua orecchia e crea questa nuova religione di fatto. Ma viene dalla predicazione cristiana nella terra dell'Arabia, quindi non c'è, per quello che c'è questa deriva, questo entroterra, insomma, anche cristologico e biblico, ecco. Inhoc signo vinces, mi dicono in chat. Perché? Perché quella che poi, insomma, questa è una storiella. In realtà Costantino era uno fino fino, come si dice dalle mie parti, e capì che col cristianesimo poteva mantenere il potere e tenere meglio in piedi il regno. Insomma, l'impronta di Costantino, per il, quando l'esplosione definitiva dei seguaci di Cristo è stata grazie a questo sovrano imperatore romano illuminato, Sì, perché ovviamente fino anche al 250 d.C. era un periodo pieno di persecuzioni del cristianesimo, però questo periodo anche di persecuzioni ha, come dire, aperto il terreno, la via, poi perché il cristianesimo si diffondesse, ma effettivamente è stato così, più le persecuzioni erano feroci, più i cristiani aumentavano e a un certo momento è stato anche semplicemente riconoscere di un dato di fatto, cioè che la popolazione era per la maggior parte cristiana e quindi qualcuno ha ben pensato di dire ma perché questa cosa? Anziché continuare a contrastarla invano, non la teniamo, diciamo, per buona. Alessandro dice che la religione cristiana in Italia è arrivata per prima a Taranto. Io questo non lo sapevo, questa cosa, ma è probabile visto che arrivava da Oriente, ma non lo Allora, so, non lo neanch'io, so. può essere, però da quello che mi risulta, già degli anni 50, d.C., già a Roma esisteva una comunità cristiana molto primordiale, ma già negli anni 50 esisteva. Questo che sia arrivato a Taranto non conosco questo tipo di Dalastor dice cosa, che ecco. storicamente non ci sono le prove della persecuzione dei cristiani, però No, non ce ci ne sono sono molte in prove. realtà, ce ne sono molte. Ti faccio un'altra No, domanda. ovviamente, Vai. sì. No, No, finisci, finisci, poi volevo dimmi. dire, sì, c'è questo discorso che forse effettivamente sembra che il fenomeno delle persecuzioni abbia riguardato, non so, centinaia di migliaia di persone, questo no. Però c'è stato, un fenomeno che soprattutto riguardava le figure più importanti, quindi i vescovi, i presbiteri, i diaconi, meno magari la persona comune cristiana, ecco, però le persone più di rilievo, quelle sì, erano state effettivamente uccise in massa. Ecco. Ti faccio una domanda basata su un paradosso. Il mio professore di matematica al liceo diceva: iniziamo una dimostrazione per assurdo. Allora, a un certo punto la scienza umana scopre il viaggio a curvatura. In un attimo riusciamo a fare migliaia e migliaia e milioni di chilometri. Arriviamo su
un sistema stellare a milioni di chilometri da noi e troviamo un pianeta dove c'è vita, ma non vita, protozoi o batteri, un pianeta dove c'è Come gente come noi. gente come noi. In un qualche modo, tutto quello che abbiamo creduto fino ad oggi viene come religione, viene messo in crisi in qualche modo o no? No, perché comunque, a partire anche dal messaggio di Gesù, la salvezza è universale, per cui ci fossero anche altre specie intelligenti come noi, sarebbe anche per loro questo tipo di salvezza, non sarebbe assolutamente un problema. E questo mi fa venire in mente un'altra cosa. Quindi la Chiesa ha assodato che potrebbero esserci altri esseri intelligenti su altri pianeti sparsi nell'universo, cioè è una cosa accettata. Ma ora ti faccio un'altra domanda. Le religioni non derivanti, diciamo, dall'ebraico, no? Perché sia il cristianesimo che l'islam in qualche modo provengono da lì, da quell'area, tipo le religioni orientali, buddismo e induismo, per dirne due, che hanno delle basi totalmente diverse da quelle a cui siamo abituati e quelli che fanno parte delle radici anche della nostra cultura. Quelli che credono in quelle cose sbagliano? Andranno all'inferno? Questo no, non è detto, nel senso che ogni religione parte da un fondo di verità e quella verità è il desiderio e la ricerca che ogni uomo ha di Dio, che si immagina io da dove vengo, chi è che mi ha creato, chi è che ha fatto tutte queste cose e quindi dice esiste secondo me un creatore, quantomeno esiste un'origine di tutto, esiste un Dio e le religioni nascono fondamentalmente tutte da questa stessa idea e questo è un po' il fondo di verità che accomuna tutte le religioni. Ma poi questo non ti, nessun'altra religione ti può dire qualcosina in più oltre a questa cosa qua, perché poi diventa una struttura anche teologica, diventa una struttura con una serie di norme, di non lo so, luoghi sacri, di situazioni importanti, ma che non ti dicono poi niente di più delle domande poi fondamentali della tua vita, perlomeno non ti danno la risposta perché tu poi non ne sei sicuro che effettivamente questo Dio che immagini esista, come la pensa, se ti voglia bene o meno. Questo che differenzia poi tutte le religioni dalla fede cristiana, ecco, è Dio che si è rivelato, si è fatto conoscere all'uomo. Questa è un po' la grande differenza. Però se uno non ha mai conosciuto Cristo, il Vangelo, il suo messaggio, di per sé questo non è un impedimento alla salvezza, perché ogni uomo può conoscere, pur nella sua ignoranza, nella sua semplicità, che Dio esiste, Dio può esistere, lo può intuire questa cosa, e quindi comportarsi di conseguenza cercando di vivere una buona vita. Sai che ho sempre pensato io, vabbè, questa è la mia visione proprio, diciamo, trascendente, che in qualche modo potrebbe essere che una vera, reale divinità, se proprio vogliamo credere alla divinità, possa manifestarsi nei confronti delle civiltà a seconda di come pensa la stessa divinità che questi possano meglio recepirla. Mi viene da pensare che dietro a tutte le divinità, a tutte le religioni, potrebbe esserci la stessa forma di Dio, di divinità, che magari si è manifestata per dirti la domanda qual è. Quindi non esiste la religione giusta e le altre sbagliate. Fondamentalmente sono giuste tutte, funzionano tutte. Sì, allora, nel senso, l'idea di base è giusta ed è uguale per tutti, ecco, quella funziona per tutti. Che poi, come dici tu, una popolazione, anche per esempio, semplicemente per il luogo geografico dove vive, ha un'immagine di Dio diversa. Cioè, vuol dire, una popolazione africana avrà un'idea di Dio diversa da una popolazione che vive, non so, nei ghiacci polari, perché avranno comunque un modo di vivere anche diverso che li condiziona in questo. Ma quello che dici, religione giusta, non esiste perché tutte le religioni partono comunque dall'uomo, quindi sono tutte giuste e anche tutte sbagliate. Sbagliate nel senso che non ti danno mai la pienezza delle risposte, e giuste perché comunque partono dalla stessa idea di Dio. Bella questa. Allora, c'è una domanda. Se la salvezza è universale, allora che dire degli uomini venuti prima di Cristo, di coloro che non hanno mai conosciuto? Cioè, quelle persone sono salve Sono state salvate da Cristo. Quando Cristo muore, che va nella tomba, la tradizione patristica dice che Cristo va negli inferi, nello Sheol, che era una cosa che è già conosciuta anche dall'ebraismo, insomma, quindi quelli che dicono che l'inferno non è mai citato nella Bibbia è perché non l'hanno mai letta. Comunque Cristo va nello Sheol e raccoglie, compreso Adamo, diciamo, la figura simbolica archetipa dell'uomo originario,
e raccoglie tutti questi dallo scevo dagli inferi e li porta in paradiso, ecco. Quindi tutti quelli hanno semplicemente aspettato questo momento della Pasqua di Gesù, però anche per quelli è Ok, venuta la tragedia. ho capito, ho capito. Allora, Giuseppe De Peppino dice: mi è sempre pensato che forse Gesù non era figlio di Dio, ma comunque posso fare a meno di amarlo, perché comunque se penso che quest'uomo non fosse esistito come tale, intorno sento il vuoto e voglio credere e aggrapparmi a qualcosa. Poi puntualmente, quando sino a penso a lui, sembra che tutto va a posto. Sono coincidenze? Posso credere di no? Cioè, in pratica, Giuseppe dice che trova, anche se potrebbe vacillare la fede, trova conforto nel credere in Gesù e quando crede in Gesù ha l'impressione che le cose vadano meglio. È un po' tipo la Sì. Sì, legge di attrazione, no? Penso a una cosa positiva e le cose buone arrivano. allora non vorrei, diciamo, smentire o rovinare, diciamo, quest'idea al nostro amico, però non, questo è un po' un rischio, un'idea un po' rischiosa, nel senso che sembra che la fede sia quella cosa di cui ho bisogno per star bene interiormente con la mia vita, per stare in pace, per trovare serenità. In realtà non è così, cioè la fede è un'altra cosa, se viene poi la serenità. Tutto di guadagnato e baciamoci le manine ed è un grande dono, ma non è detto, anzi, una persona che ha fede potrebbe avere una vita anche più travagliata rispetto anche a chi non ce l'ha, questo non è assolutamente collegato. Quindi bisogna stare attenti ad avere questo fraintendimento, perché c'è qualcuno Quindi che non cerca la fede sempre solo per impegnarsi a pregare, affidarsi alle mani di Dio, poi paga, insomma, no? Voglio dire. sé. In quel senso lì sì. Ecco. Almeno non paga magari subito come vorremmo noi, però paga quello che poi sì, Il mio sicuramente. parroco da ragazzino al catechismo diceva che Dio non è mercante che paga il sabato, poi l'ho capita da grande sta cosa che significava, però insomma adesso mi è abbastanza chiara. Il crocifisso. Ah, Giambiero fa un... Mamma mia, che domanda lunga, ragazzi. Allora. Non so se è una domanda o una riflessione, la leggiamo. Il crocifisso è il simbolo del cristianesimo, ma porre come simbolo questa immagine di sofferenza estrema non sembra un po' negare il diritto dell'uomo alla felicità, quasi come se fosse indispensabile soffrire, o magari in maniera terribile fino alla morte, facendo così sembrare la felicità quasi una cosa blasfema o quantomeno quasi sconveniente. Per altre religioni, per esempio il buddismo, non è così. Quindi la sofferenza e le croci, come dicevano dalle mie parti, porto la croce, sono una parte indispensabile del percorso del buon cristiano. Ecco, ho Allora, sintetizzato un po', insomma. prima di tutto bisogna dire che quella lì sia un simbolo di morte, di sofferenza, e che per certi versi è anche scandaloso. Infatti, gli ebrei vedendo la croce si scandalizzano perché dicono: voi mettete lì esposto un condannato a morte, uno come se mettessimo l'immagine di uno sulla sedia elettrica, ok? E, però quella cosa lì non è, come dire, la nostra sofferenza, ma è la sofferenza di uno che ha sofferto lui perché noi non soffrissimo. Quindi bisogna vederla in quell'ottica lì, semmai, ok? E dall'altra parte il discorso che poi tu dici è cioè il concetto è di portare la croce ogni giorno, che è evangelico, comunque è vero, perché la nostra vita, volente o nolente, delle croci le ha, delle sofferenze, delle difficoltà, dei problemi. E questo ce lo dobbiamo ricordare, che Gesù, prima di noi, ha fatto anche lui questo. Lui, che è Dio, ha condiviso con noi anche il momento della sofferenza, che è inevitabile purtroppo, non che va cercata, perché chi cerca la sofferenza ha qualche problema psicologico, psichiatrico, ok? Ma fa parte della nostra vita questa, indubbiamente, non dobbiamo rinnegarla, perché anche questo è ciò che ci rende quello che siamo. Bene, no, cioè, leggevo alcuni commenti, per esempio Emilio Parani dice: i 10 comandamenti sono un po' come il libretto delle istruzioni per essere giusto. In realtà credo che con Cristo i 10 comandamenti si siano anche un po' superati, no? Sì, non sono, diciamo, se io faccio i 10 comandamenti sono giusto, non funziona così. Perché i 10 comandamenti sono come una cartina tornasole, ti dicono se sei sulla strada giusta, ma non se sei un giusto, ok? Essere giusti è un'altra cosa. Infatti, se tu rispetti la legge, fai il tuo dovere, non è che sei bravo o sei migliore, stai facendo semplicemente il tuo dovere, però se la trasgredisci, ti rendi conto che stai sbagliando. La legge non può mai salvare, i 10 comandamenti non possono salvare, è sempre Cristo che salva come dono gratuito, come dicevo prima, però i 10 comandamenti ci fanno capire che strada sta prendendo la nostra vita, per cui servono per capire a noi. Quindi sono le istruzioni per questa vita, perché ricordo che comunque Cristo disse: il comandamento più importante è amare gli altri come se stessi. Insomma, mi sembra di... Orlando Curioso, buonasera, benvenuto Orlando Curioso. Scusami, ti ho interrotto, dicevi?
No, ok, vai. No, dicevo, al catechismo ci insegnavano questo, no? Alla fine, me lo ricordo bene, insomma, il comandamento dell'amore, che era il comandamento più importante di tutti, no? Assolutamente sì. No, dicevo, insomma, stanno arrivando belle cose, perché poi questo tema, ovviamente, quando tocchi la religione, è sempre, comunque, la visione, scontro o incontro tra parte agnostico, scientifica e parte religiosa, ma secondo me possono funzionare queste due visioni, cioè sono complementari o si annullano vicendevolmente, cioè la scienza e la visione mistica del mondo, ecco. Vanno Frisceo, tenute ciao insieme. caro. Vanno tenute insieme perché, come dicevo prima, non possiamo vivere semplicemente di dati, di numeri, di considerazioni, di scoperte, ma abbiamo bisogno anche del senso del sacro, indubbiamente, per poter vivere serenamente e anche nel senso della nostra vita, nel senso delle cose che facciamo. Non Ciao possiamo al scindere le due cose. Cananeo! Quelli sono i fanatici, non so a cosa ti riferisci, prof. È arrivato il Cananeo 95 e volevo riportarti su una cosa molto, molto particolare. Sodoma e Gomorra. Qualcuno ha ipotizzato che quella è un... cioè fu distrutta con degli attacchi dall'alto. I teorici degli antichi astronauti pensano che quella sia una città, quelle due città furono distrutte con un bombardamento dall'alto. Secondo te quanto può esserci di vero in quella cosa e quando invece è solo mito tramandato, come dicevamo prima, come un libro tipo Iliade o Odissea? No, la storia lì è un po', ha un'origine non mitica, anche fattuale, nel senso che storicamente hanno ritrovato delle città distrutte. Fenomeno naturale, questo non so dirti, ecco da cosa è stato causato, non lo sapevano neanche loro. Però loro si sono ritrovati queste città distrutte e hanno immaginato questa cosa qua. Se sono state distrutte, hanno fatto sicuramente qualcosa di male, per cui sono diventate le due città simbolo del male, di tutti i peccati, erano commessi e racchiusi lì. E poi Sodoma e Gomorra. In realtà loro le scrivono, ma facevano riferimento alla capitale dell'impero babilonese, ecco. Era lì la vera Sodoma e Gomorra a cui l'autore fa Sì. riferimento, perché effettivamente era la capitale, nella capitale, come puoi sapere, di un impero c'è un po' di tutto come comportamento anche morale da parte della cittadinanza, quindi mette in guardia da questo tipo di cose, Allora, dicendo proprio che ogni azione ha delle ha delle conseguenze anche da questo punto di vista. conseguenze. E qui torniamo a quel concetto di Dio incazzoso che fortunatamente Cristo ci ha aiutato ad allontanare, diciamo. Emilio Vairani dice. È una cosa a cui non so dare spiegazioni, spero che non sia una cosa. Che cos'è il pneuma? Lo Spirito Santo, il pneuma, un termine Ah, greco, significa soffio, soffio vitale, soffio divino. ecco. Quando stavamo al catechismo ci dicevano che lo Spirito Santo è l'energia vitale di Dio. Ecco, questa era la spiegazione che ci davano. E qualcuno dice invece, Robby 78 dice, la particella primordiale che ha dato origine al Big Bang può essere definita Dio? No, nel senso che ogni particella, ogni cosa che è fisica, comunque è diversa da Dio, che è metafisico, che è oltre la fisica. Però sicuramente è stato lo start che Dio ha dato, quello sì. Senti, invece il mondo sta andando in una direzione, no? C'è una forte crisi anche... di fede, nel senso che i giovani, le ultime generazioni sono un po' lontane, si stanno un po' in qualche modo allontanando dalla religione, tanti vincoli religiosi, tanti sacramenti non sono più al centro o comunque non sono più come prima al centro della visione, della vita di un essere umano. Che cosa sta facendo, secondo te, anche se questo Papa mi sembra abbastanza sveglio da questo punto di vista, che cosa sta facendo la Chiesa, secondo te, per ritornare, diciamo, per farsi amare di nuovo anche dalle generazioni più giovani che sembrano un po' distratte da questo punto di vista? Oltre a mandare Don Ambrogio su TikTok, tra No, l'altro. beh, ma allora quello può essere una cosa, una risposta. Cioè, a volte non è che bisogna dire cose diverse, perché dovremmo dire comunque le cose
fedeli che abbiamo imparato anche noi e che abbiamo ricevuto da Cristo. Alla fine noi annunciamo il Vangelo, non annunciamo una cosa che è bella da sentire per le persone, che è comoda da sentire o comoda da dire. E a volte il Vangelo è molto duro anche da ascoltare, una parola anche dura, non sempre è facile da vivere e da ascoltare. E anche a Gesù, lui che ha annunciato lo stesso Vangelo, tante persone, c'è proprio un passo in cui dice, da quel momento molte persone non lo seguirono più, un po' come l'unfollow di adesso, non so, una cosa del genere. Quindi anche lui ha perso persone della sua community, perché comunque le parole che diceva erano sì, buone, ma anche dure, difficili poi da vivere. E Certo. questo è un po' una cosa che ci portiamo dietro anche noi. E non è facile quello che dobbiamo dire, soprattutto non tutti lo vogliono accettare. E dopo, chiaro, c'è un discorso anche di aggiornare, semmai, il linguaggio che usiamo, la capacità di saperci spiegare, che è una delle cose più difficili al mondo, perché a volte il problema è proprio questo, riuscirci a farci comprendere. Ecco. Però di fatto sappiamo molto bene che ci sarà sempre qualcuno che dirà no, grazie, su questo non ci interessa. Ultima cosa, prima di salutarci, volevo porre l'accento su quella che è una nuova tendenza di questa società, ovviamente, cioè l'amore trasversale, lo chiamo io, la comunità LGBT che sbatte i piedi a terra e che giustamente, secondo me, dal punto di vista sociale, chiede di essere riconosciuta e di avere una valenza nel mondo senza doversi più nascondere, senza doversi più scappare, senza doversi più diciamo vergognare, tra virgolette. Qual è la visione della Chiesa moderna? Cioè si comincia ad avere un'apertura verso una forma diversa di famiglia, tra virgolette, secondo te? Allora, questa cosa è una cosa abbastanza moderna, abbastanza contemporanea come situazione. Ed è sempre stato chiaro che tutte le persone, anche per la Chiesa, sono importantissime, soprattutto chi magari vive un tipo di sofferenza per questa causa. E questo sì è un problema grande da tutelare, da difendere, da proteggere, soprattutto che le persone si sentano, come dire, amate anche per quello che sono. Ma non sto parlando solo anche delle LGBT, cioè pensiamo anche magari un po' in passato a tutto il mondo della disabilità. Il disabile è sempre stata una persona veramente emarginata in questo senso, e poi col tempo la sensibilità anche civile ha portato invece a valorizzare anche queste persone, e questo è sempre stato chiaro da parte della Chiesa. Tuttavia, te lo faccio anche come esempio, se una persona è disabile, non possiamo normalizzare e dire no, ma tu sei normale, perché sarebbe allo stesso tempo una grave offesa, secondo me, nei suoi confronti. Per quanto riguarda la comunità LGBT, bisogna rispettarli, stimarli, volerli bene ugualmente a qualsiasi altra persona, ma non si può, come dire, secondo me, fare di tutta l'erba un fascio, in qualche maniera dire ma sì, è uguale, va bene tutto, è lo stesso tutto quanto. Se è lo stesso, è diverso, è lo stesso. E quindi anche la vita antropologica, cioè, questo è un discorso che capisco che è molto difficile da accettare, da capire No, io non riesco a profondamente. capire che cosa toglie alle persone il riconoscimento di un diritto di altre persone. E questa è una cosa che io mi sono sempre chiesto, cioè riconoscere il diritto a due donne che si amano non toglie niente alla famiglia e alla coppia tradizionale. Non trovi perché ostacolare questo tipo di unione, ecco. Perché non ci nascondiamo, insomma, la Chiesa non le vede di buon occhio, no? No, nel senso che il matrimonio è chiaramente tra uomo e donna, su questo non c'è, diciamo, nessuna possibilità di cambiamento, nel senso che non è una realtà che noi possiamo dire ma la cambiamo così a nostro piacimento, ma io questo non lo vedo come una mancanza né di rispetto verso di loro né una negazione dei loro diritti, perché per me il diritto prima di tutto è il diritto, non so, a avere una vita serena, tranquilla, senza problemi per quanto possibile, e chiaramente non odiare le persone, chiaramente non volerli male, non disprezzarli per quello che sono, perché questo assolutamente sarebbe molto grave. Ma non dire, beh, ma allora va bene tutto, no, questo voglio dire di no. Capisci? Però sì, Mi è vero, sembra a me non molto cambia, chiaro. non è che mi viene qualcosa in Cioè, non meno, ti non è che toglie viene nulla, qualcosa in meno insomma, me. ecco. Sì, Ultime due però cose. viene, No, vai, finisci, poi ti faccio ultime due domande no, ecco, questo volevo dire, cioè Sì, che a volte ho ci sono delle cose capito, che. bisognerebbe farci una live parlando solo di questo, perché mi rendo conto che poi, Sì, anche se c'è sicuramente, stata sicuramente. ultimamente una sorta di
strizzatina d'occhio pare dal Papa anche in certe situazioni, a essere più tolleranti, a avere visioni un po' più aperte, insomma, è indubbio che questo sia un Papa progressista, no? Da questo punto di vista mi sembra abbastanza chiaro. Quando la guida è progressista, forse qualche risultato si tira fuori. E la mia domanda è proprio legata a questo. Cosa pensi del sacerdozio alle donne? E se è una cosa che, vista l'evoluzione della società e la ricerca di parità che sventoliamo come cultura occidentale rispetto ai cattivissimi talebani, sia una, come dire, un traguardo che la Chiesa può perseguire, ed è questa una cosa, e soprattutto se secondo te sarebbe una vita migliore, anche quella dei sacerdoti, se voi foste come quelli ortodossi, cioè con la possibilità di costruire famiglia e continuare a fare i ministri di Dio. Perché secondo me queste due riforme tante volte sono state passate al vaglio, no? Sì, allora, beh, anche i sacerdoti, per dire, fino a 1000 anni fa circa, erano in buona parte, erano anche sposati, anche nel mondo cattolico. Poi è stato riscoperto questo valore invece del celibato, come Gesù stesso ha vissuto, perché Gesù ha vissuto da celibe, ecco, sostanzialmente. Per cui noi ricalchiamo un po' la sua figura, e questa è la scelta della vita celibataria. Questa riflessione, però, Questo è il nel mondo motivo per cui si, ortodosso è l'ha. un motivo per cui si osteggiano anche un po' i Vangeli apocrifi dove parlano di Gesù, moglie e figli, eccetera, eccetera. No, vabbè, questo magari. No, che in realtà è un altro discorso da fare, un po' più lungo. Vabbè, continua, non è Comunque, interessante questa cosa. se noi fossimo sposati, che potrebbe anche teoricamente esserci, insomma, sarebbe una cosa così strana, ecco. Però vorrebbe dire essere preti in un altro modo, perché se io fossi sposato dovrei avere attenzioni per mia moglie, per la mia famiglia, e quindi non riuscirei a essere disponibile come lo sono adesso, anche concretamente col tempo, con le mie risorse, con le mie energie mentali, come lo sono alla mia comunità parrocchiale. E questo sarebbe un modo diverso, cioè gli ortodossi fanno questa scelta, anche gli, non so, gli anglicani, i protestanti, ma vivono in modo diverso il loro essere ministri di Dio, ma concretamente anche con, dal punto di vista del tempo, dal punto di vista delle risorse che riescono a mettere a disposizione, giustamente. E questa è la prima cosa, per cui potrebbe anche essere, ma le conseguenze sarebbero problematiche, anche per come noi abbiamo l'idea e la concezione del presbitero. E l'altra cosa, invece, per quanto riguarda il sacerdozio femminile, no, non ci sarà questa possibilità, perché è stata semplicemente una scelta di Gesù, che lui, tra tutti i discepoli e le discepole che aveva, ha scelto degli uomini per essere ministri, diciamo, della sua grazia, quindi Benvenuto preti, Nando. ecco. E noi rispettiamo questa scelta, non ci permetteremo mai di cambiare questa sua stessa scelta, al di là del discorso della parità, ma non è un discorso di parità, è un discorso di scelta libera. E poi io faccio sempre questo esempio. Se io volessi partorire, non posso farlo perché sono uomo, eppure non mi sento la mia parità o la mia, diciamo, umanità intaccata per questo tipo di impossibilità che ho. Quindi, vabbè, questo, anche se, insomma, i più critici diranno che comunque non è detto che tra i discepoli di Cristo non ci potesse essere qualche donna, insomma, No, ce alcuni n'erano tante di fanno. donne. C'erano molte donne tra i discepoli di Cristo, ma tra gli apostoli, i dodici, sono stati scelti solo uomini da lui stesso. Ho capito. Beh, questa è diciamo andrebbe allora, come diciamo, libro di riferimento ovviamente hai il Vangelo, Il Vangelo, sì. che non ci sono altri riferimenti storici o di storici di quel periodo che possano affermarla questa cosa, Beh, insomma, in qualche poi modo. tutta la storia della Chiesa ha continuato a fare questa scelta, perché ha sempre ordinato preti uomini, ecco, in continuità con Gesù per tutti i millenni che sono passati, ecco. Bene. Oggi è stato un bel incontro questo qua. Io ti dico la verità, sono cresciuto in un mondo cattolico, però crescendo ho abbracciato una sorta di diagnosticismo condito con un po' di misticismo, cioè ho una visione mia della religione, della religiosità e della spiritualità che non si adatta perfettamente a nessun credo in particolare, per quanto io abbia ricevuto tutti i sacramenti previsti dal credo cattolico, ecco. E continuo a essere molto critico da questo punto di vista. Secondo te, quelli come me vanno in paradiso o vanno all'inferno?
Ah, guarda, su questo non posso risponderti perché lo sa solo Dio, effettivamente. Solo lui ti conosce nel profondo, nel cuore e sa che uomo sei. Però io te lo auguro quantomeno, perché lo spero per te, insomma, perché sarebbe una bellissima cosa. Speriamo, dai, speriamo, insomma, qualcosa. Sì, Qualcuno dice che la fede, credo che la fede nasca dalla paura che ha l'uomo della morte e il suo non volerlo accettare come fatto. Eh sì, la morte è una la paura, morte ce paura l'ha di anche colpi. chi è un uomo di fede, anche lui magari ha paura della morte. La paura della morte è un sentimento umano e appunto anche il fatto che hai la fede non è detto che te la toglia. Magari tu sai che, però spesso ti viene la paura, è antropologica. Ebbene. Ebbene, donna, allora io ti ringrazio per questo incontro. In chat mi stanno dicendo se ti andasse più in là di ritornare a fare un'altra chiacchierata così, mi piacerebbe molto, insomma, piacerebbe molto a tutta la community che si è molto sbizzarrita nel sollecitarti su determinate cose. Magari se tu ci dai disponibilità ti contatto più là e ci vieni a fare, fare Intanto ti ringrazio anch'io di un'altra chiacchierata. avermi ospitato qui su Twitch, ecco, è stata una bella serata, veramente, grazie. Ti ringrazio e vi ricordo ragazzi che se cercate Don Ambrogio su TikTok, la sintesi di tante cose che ha detto qui le trovate perché lui viene sollecitato molto spesso dai ragazzi che gli chiedono delle cose, parla anche di argomenti, diciamo, particolari. Per esempio, il primo video tuo che vidi era quello dove parlavi, se è più vero Zeus o Dio, una cosa del genere. Tu spiegavi perché Zeus era meno reale di Dio. Quindi è il primo video che mi è capitato sotto gli occhi. E stanno arrivando i ringraziamenti di tutte le persone in chat. Io ti ringrazio ancora una volta personalmente. Ragazzi, prima di andare via, prima di salutare Don Ambrogio, vi voglio solamente dire, allora, andate a seguirlo su TikTok. La prossima settimana sarà una settimana dove ci vedremo la sera e faremo solo just chatting, perché io sto tutta la settimana fino a giovedì all'estero. Però mi porto tutta l'attrezzatura, facciamo le live, non vi lascio. Però sarà un po' più limitato rispetto a quella che posso fare in studio. Quindi vi volevo dire questo, magari poi metterò un post anche su Instagram e su Facebook, oppure nel gruppo Telegram. Prima di andare via, gruppo Telegram, entrate a valanga, gruppo Discord, entrate a valanga, facciamo un sacco di cose belle, guardiamo video party, anime e a volte, un giorno a settimana dalla prossima, faremo la mega chat vocale dove tutti quanti entreranno e ci faremo una bella scazzottata su tanti argomenti. Grazie mille, Don Ambrogio. Io ti saluto, grazie a tutti e saluto buonanotte. tutta la chat e vi do la mia più calda buonanotte. Mazin Go, come sempre. Oh! Allora, il Don è andato, però è arrivato Crystal Cross Gaming, che tra l'altro mi ha anche intervistato qualche tempo fa. Ciao Crystal, buonasera. Il Don Ambrogio è andato via, l'abbiamo perso, però vi ricordo che questa live sarà caricata domani sulla libreria del vecchio nerd, che potete andare a cercare. Ciao Crystal, come stai? Benissimo. Benissimo, grazie per il ride, grazie mille ragazzi, grazie mille. Questo link, la libreria del vecchio nerd, trovate tutte le live, le registrazioni che abbiamo. Crystal, è stata una bella live questa sera, stavamo quasi in chiusura, perché abbiamo raggiunto l'obiettivo mensile dei 2200 e alla grande follower, quindi è stato bellissimo. E abbiamo intervistato Don Ambrogio Mazzai, che è un TikToker molto, molto importante, molto in voga in questo periodo, che ha fatto anche tanta, come dire, anche un po' di polemica, nel senso che nei suoi scontri con Andrea del 1988, quando è andato da Grimbaud, e altre cose, insomma, la religione è sempre un argomento molto delicato da affrontare in qualche modo. E quindi, insomma, questo è abbiamo fatto questa sera. Io
Non so, tu come procede la tua carriera di gamer? Vedo bene perché ogni tanto faccio un salto e mi guardo le cose che fai, che stai portando avanti, sei cresciuto tanto, mi fa veramente tanto piacere. E io diciamo che sto guardando un attimo. Allora, prima di andare via, direi proprio che possiamo impostare in qualche modo, fammi vedere. Duke, dai, ma guarda dove si è messo questo che non mi fa usare il mouse, ma mi pare una cosa normale. Allora, guardiamo un po' qui, il nuovo obiettivo mensile che possiamo in qualche modo impostare. Come si fa? Non mi ricordo come si faceva. Duke, smettila che mi fai male. Lo so, Crystal, lo so che è tutto che è un po' complicato per quelli che lavorano con la musica, però ci sarebbe tanto da dire perché ci stanno un sacco di problematiche che secondo me non vengono affrontate, secondo me, seriamente dalla politica, però insomma è un po' complicato da affrontare in questo momento come cosa, insomma, ecco. Allora, novità, automatico, hosting, obiettivi streamer, eccolo qua, l'ho trovato. Obiettivo, dove sta? Segui pubblicità, aggiunto, segui. Quizzito. Aggiungi un marcatore, crea la clip, inizia il video party, no, non lo trovo più. Ecco, aggiungi un marcatore, clip, community, punti canale, gestisci obiettivi. Ok, eccolo qua. Per farti male, Duke, devi avere gli artigli di criptonite con questa maglia, dici stasera. A caldo l'opinione sui 13 episodi di Get Rark. Ragazzi, che vi devo dire? Mi è rimasta un po' così, qua. Perché mi aspettavo, non so, mi aspettavo un'altra fine, però vabbè. Ci sta. Non so, non finisce fondamentalmente, non finisce.